Quando ti approcci a un'opera di tale portata, lo devi fare in punta di piedi, ma lo devi fare con la decisione di cercare di capirci qualcosa di più. Io non so se ci sono riuscito, però probabilmente col vostro aiuto riusciamo a capirci qualcosa di più. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E se venite più vicino, oggi ci addentriamo nella lettura di un'opera seminale, stavolta si può dire, sì, si può dire seminale, di un'opera seminale senza la quale tanto di quello che abbiamo letto, soprattutto negli ultimi anni, proprio qui sul canale, non sarebbe mai nato. Ma prima di tutto, prima di Watchmen, ragazzi, ringrazio chi mi offre il caffè. Grazie mille a tutti i lettori che mi offrono il caffè. Eccoli qua. E buon caffè a tutti. Allora, ci approcciamo a Watchmen. Io non ho mai letto Watchmen. L'ho letto in questo formato, che è un formato economico, come giusto che sia. Nel senso, è bello che ci siano formati costosi, belli, in cui i disegni si vedono bene, pagine. Però è giusto anche che ci siano delle edizioni più a buon mercato per introdurre all'opera e magari per permetterti di fare un investimento più oculato e andare un po' più nel dettaglio di quello che hai letto, di quello che hai visto, perché poi nel fumetto così si può fare. E infatti così mi sono approcciato a Watchmen, non me lo sono fatto scappare, ma di questo tipo di pubblicazione noi ne abbiamo parlato spesso negli ultimi giorni qui sul canale. Watchmen, Alan Moore, Dave Gibson, edizioni DC Pocket, costo soltanto 11,90 euro e un sacco di pagine. C'ho un po' paura di entrare in Watchmen perché tutti quanti mi dicevano: ma non hai letto Watchmen, quindi che cavolo vuoi parlare di fumetti in generale, di fumetto supereroistico in particolare? Non ho mai voluto essere un super espertone, volevo semplicemente parlare alle mie letture. Questa volta finalmente sono riuscito a recuperarlo. Era un po' che lo volevo recuperare. Non, vi dico sinceramente, non mi entrava nel budget mensile, nelle edizioni che c'erano, perché l'edizione più a buon mercato mi pare che costi 37 euro. Poi c'è l'Absolute che costa un po' di più. E quindi niente, e quindi ancora non l'avevo recuperato. Però, appunto, in questa edizione ho detto, è arrivato il momento, è arrivato il momento. E quando Panini fa qualcosa di buono, glielo riconosciamo. E il momento è stato un momento particolare, perché? Beh, perché questa lettura mi ha portato via buoni 10 giorni, forse anche di più. Per quale motivo? Perché non è una lettura da approcciare come la solita lettura supereroistica, in cui tu leggi, 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 le azioni vanno avanti e stai a posto. No. Qui ogni capitolo sono dovuto tornare indietro, rileggerlo, capire un po' meglio, andare a rivedere i disegni. È vero, anche perché le tavole sono più piccole, sono meno comprensibili, ma alla fine, anche per la modalità di Gibbons che scelse questa griglia a 9 tavole praticamente ovunque e che effettivamente dà meno spazio a quello che è, a quello che è, la lettura, anche il fatto che non ci siano onomatopee. Guardate qua perché non c'è il crash. Scelta stilistica, probabilmente scelta perché già le vignette erano piccole e metterci anche le onomatopee non c'entravano, o non lo so, o non lo so. Forse perché siamo in un universo parallelo e qui entriamo un po' nella trama. Watchmen si ambienta in un universo parallelo, però un passo da noi, come si suol dire. Perché? Beh, perché è un universo in cui gli americani hanno vinto il Vietnam. Nixon è al quarto mandato e siamo nel pieno della guerra fredda e sull'orlo di una guerra nucleare. I supereroi esistono, ma non hanno superpoteri, sono semplicemente delle persone fuori dal comune, tranne una. E poi ne parliamo. Ma com'è nato sto Watchmen? Almeno da quello che ci ho capito io, eh. Poi se voi volete aggiungere qualcosa, i commenti sono fatti per quello. Alan Moore nell'83, qua lo dice proprio Lorenzo Cardellini in 4 parole e la descrive in modo molto bello. Alan Moore nell'83 è un inglese che sogna di fare i fumetti. Sogna
già lavora nel mondo del fumetto, ma in modo minore. Soltanto nell'85 riuscì a farsi dare carta bianca da DC dopo aver lavorato in Swamp Things. Dopo aver lavorato in Swamp Things nell'85 riuscì a farsi dare carta bianca da DC per creare qualcosa di suo. E allora lui iniziò a pensare questo universo supereroistico un po' strano con i personaggi di Kirby. Ma la DC dissero, ma tu non stai bene, non si può fare, non si può fare. Lui aveva pensato appunto a Martian Manhunter, ma a un certo punto, dopo l'acquisizione delle licenze di Charlton Comics, con eroi che io non conosco tranne Blue Beetle perché ci hanno fatto il film, voleva utilizzare questi. Ma anche lì l'abbiamo appena comprato queste licenze, che ti dice la testa che poi me li uccidi, mi fai fare fini strane, eccetera eccetera. E allora niente, allora di necessità virtù, Moore e Gibbons inventarono un universo supereroistico tutto loro, in cui questi personaggi sono alcuni dei protagonisti: Rorschach, Night Owl, Silk Spectre, poi c'è il comico, poi c'è Ozymandias, che ancora non capisco, e quello che mi affascina di più, il dottor Manhattan, che è l'unico che ha i superpoteri, ma era un uomo prima. Poi c'è stato un esperimento uscito male, lui era uno scienziato molto promettente, molto giovane, che è finito nell'esperimento sbagliato e è diventato un superumano capace di rimodulare le particelle subatomiche. Quindi è capace praticamente di tutto, riesce a vedere il suo futuro, riesce a teletrasportarsi, è proprio un superumano. Gli altri sono tutti quanti uomini, chi molto forte e molto arcigno, chi molto intelligente, Rorschach con una sua morale molto forte, e poi ci stanno questi due e sembrano Batman e Catwoman per il modo di fare, che poi questo qui non è il... Vabbè, poi c'è tutta quanto una cosa inutile che stiamo a sottolineare, perché sennò stiamo qua fino a domani. Le cose importanti di Watchmen appunto sono queste, sono che Moore e Gibbons si inventano un universo parallelo, un universo particolare, partendo da un omicidio, questo omicidio qua, che sta proprio nelle prime pagine, che praticamente verrà sviscerato da Rorschach, che è l'unico supereroe ancora in circolazione negli anni 80, perché nel frattempo i supereroi erano stati messi al bando e quindi si erano dovuti sciogliere. Poi qui ci sono varie forme di associazionismo dei supereroi. E Rorschach praticamente però crede che questo omicidio sia qualcosa più che una vendetta, sia qualcosa più che un voler... Questo qui è il comico che muore, uno dei supereroi più importanti di tutto quanto il panorama di questo universo. Che però anche lui era andato in pensione. Lui ci vede qualcosa di più e vuole indagare. Indagando, le morti dei supereroi continuano. Ci sono altri supereroi che muoiono, e allora lui va dai suoi amici, dai suoi compari. Il primo è Night Owl II, che con lui ha avuto un lungo rapporto. Vedete tutte quante queste cose qua nelle pubblicazioni fatte successivamente da Moore, tipo Before Watchmen, che io ancora non leggo e che mi piacerebbe appunto di leggere, essendo successiva magari riesce ad approfondire degli aspetti molto interessanti. Cerca un po' di avere la sponda da parte di altri supereroi, nessuno se lo fila, e lui continua la sua lunga inchiesta, va anche dal dottor Manhattan, e questa inchiesta porta in realtà a due aspetti importanti. La prima è che tiene alta la tensione. Noi non capiamo che cosa sta succedendo fino alla fine, fino alle ultime quattro tavole, non capiamo che cosa sta succedendo. Secondo poi, riesce ad inquadrare tutti quanti i personaggi che noi non conosciamo. Perché questo qua è un universo inventato in questo momento. Noi non lo sappiamo chi sono queste persone. E prima di Watchmen di Moore, i supereroi problematici,
quelli un po', che vi posso dire, alla Invincible, alla... sì, alla Invincible e tutti quanti gli altri sono... non esistono. Cioè, i supereroi sono quelli canonici. E quindi questi supereroi molto, molto umanizzati, molto con le loro virtù, ma soprattutto con i loro grossi difetti dovuti alla compensazione del loro aspetto supereroistico, non esistevano. E quindi fu una grossa analisi di quello che era la società attraverso queste figure di spicco che avevano tutti i loro problemi comuni e non comuni, ma stessa cosa, c'è una grossa c'è una grossa c'è a un certo punto, appunto, la frase bellissima su un muro, non mi ricordo in che punto del fumetto, magari voi ve lo ricordate e mi aiutate qua sotto nei commenti, in cui c'è la frase: chi controlla i Watchmen, chi controlla i controllori, praticamente, chi li controlla sti supereroi. È bella come sensazione, vedete, sono supereroi che discutono fra di loro, hanno le loro pulsioni, hanno le loro ambizioni e non è altro che lo specchio della società, semplicemente amplificato da queste maschere un po' particolari, che non si capiscono e ognuno di loro tende appunto a sottolineare qualcosa che l'autore, che Moore, ci vuole appunto far capire. La società è una società decisamente in decadenza. Eccolo qua, eccolo. Infatti lo sapevo che l'avrei trovato. Who Watch the Watchmen? E questa è una cosa che si sono chiesti in tanti. Analizzare. Ah, all'interno dei capitoli, alla fine di ogni capitolo, poi c'è una cosa importante, la troverò, che sono queste. E sono i diari, tratto dai diari di Hollis Manson. E anche da altre fonti, sempre fantastiche ovviamente, eccole qua, in cui praticamente vengono approfondite tutte quante le figure che vediamo, che sono importanti, sono essenziali, altrimenti non riusciamo a capire perché interagiscano fra di loro, perché quel personaggio è fatto in quel modo, perché se fosse stato Superman, bene o male, un background su Superman, noi lo conoscevamo, ma in questo caso no. E questa, da un lato, è una possibilità, nel senso, in un mondo del genere, tu non sai che aspettarti. Dall'altro, invece, è un problema, perché appunto perché non sai che cosa aspettarti, lo devi descrivere bene, altrimenti non si capisce. Il tutto è permeato, proprio ogni tavolo, ogni pagina, ogni vignetta è permeata da molteplici significati. E per quello è complicato andare avanti, e per quello va riletta ogni tavola. Guardate per esempio qua, soltanto proprio le primissime tavole. Le primissime tavole sono un susseguirsi di due situazioni diverse, gli investigatori e queste qua in rosso che sono praticamente quello che è successo realmente, che stanno ricostruendo gli investigatori, con una luce diversa, alternate. Alternate. Ok? E noi lo capiamo immediatamente. Un gioco molto intelligente. Qui c'è un altro gioco molto intelligente. Guardate. Guardate questa cosa qui. Questa ricostruzione. No, da un certo punto c'è un'altra sequenza che non mi ricordo di preciso dove. C'è un'altra sequenza in cui praticamente, siccome c'è una luce al neon, le tavole prendono una colorimetria differente a seconda del flickering della luce, che era una cosa che succedeva appunto negli anni 80 con le registrazioni in VHS, quindi in analogico, succedeva che si aveva una qualità di luce differente a seconda del flickering degli hertz in cui vanno le luci, tutte quante le luci hanno un refresh proprio come i vostri monitor. Vabbè, è una cosa tecnica, ma appunto perché è una cosa tecnica, Gibbons si è inventato una cosa clamorosa da porre sul fumetto. Insomma, un ottimo modo per passare del tempo con i supereroi, ma
riuscire ad approfondire degli argomenti importanti per un fumetto che resta attualissimo. La ricerca della verità di Rorschach, l'isolazionismo di Dottor Manhattan, la megalomania dell'intelligentissimo Ozzy o il menefreghismo del comico o la quota rosa di Miss Jupiter e di come venivano trattate le supereroine, quindi anche le donne, è una metafora anche della nostra società, una metafora universale, per quello Watchmen è ancora più che attuale. All'interno di questo poi c'è un racconto di un ragazzino che praticamente prende tutto il fumetto, di un ragazzino che legge un fumetto in un'edicola, con un edicolante, no? In cui parlano, e questo legge sto fumetto di un naufrago, di un pirata naufrago, una cosa del genere, e a un certo punto va ad intrecciarsi con la storia. Si va a intrecciare in modo dannatamente complicato, dannatamente difficile da portare avanti, proprio con la lettura. Ti perdi. Leggi una cosa, ci sono due balun diversi, la conversazione che fa l'edicolante con gli altri, la conversazione che fanno altri personaggi, anche supereroi, e sti balun di questa storia a fumetti che legge sto ragazzino su pirati, eccetera, eccetera. Soltanto alla fine si capisce perché. Ma contemporaneamente ti perdi in questa mix, in questa mistura, in questa mescola proprio di cose che accadono contemporaneamente, perché poi Watchmen è anche e soprattutto, credo, un racconto che ti fa capire come tutto si è intrecciato. Una cosa che succede qui va a influire su una persona che sta a 100 km. È quella famosa frase: il battito d'ali da una parte genera un uragano dall'altra parte del mondo. Non lo so se è vero o non è vera, ma è vero che siamo tutti collegati nell'universo di Watchmen. E tutto concorre poi alla morale che vuol dare Moore. Ecco, preciso, si è spenta la telecamera. E tutto concorre alla morale che vuol dare Moore alla fine del fumetto. Io probabilmente quest'estate me lo rileggo, non subito, perché subito non ce la faccio. Ve lo devo dire, sono stati 10 giorni molto pesanti. Molto pesanti. E appunto perché era intrecciatissimo, appunto perché i personaggi non li conoscevo, non ho visto il film, non ho visto il serial prodotto nel 2019, non avevo visto nulla, io non conoscevo nulla di Watchmen. Per cui non è stato facile, ma ne è valsa la pena. E capisco che letture di questo tipo vadano fatte. E hanno ragione quelli che dicevano, lo devi leggere, assolutamente. Soprattutto io ringrazio, e questa è io quando c'ho da dire qualcosa di sincero lo dico sempre, quindi nel bene e nel male. Ringrazio Panini che ha inserito Watchmen ad un costo così basso, si può dire basso, 11,90 € per un'opera del genere, e spero che questo formato, questo costo, questa confezione un po' più catchy, un po' più accattivante, possa veramente stimolare tanti, anche giovani, a leggerlo. Nonostante il disegno è un disegno prettamente anni 80, anche le tavole, anche il muro di Balloon, anche la difficoltà di lettura, ma non ci possiamo sempre soltanto leggere roba che in 5 minuti la finiamo e non la vogliamo riaprire mai più. O no? Detto questo, che altro dirvi? Sono stato pure troppo tempo a parlare di Watchmen, non ho detto neanche l'1% di quello che si potrebbe dire e di quello che si legge all'interno del fumetto, non ne volevo parlare di più, ma effettivamente ci voleva. Ci
ci voleva assolutamente sta lettura. Noi ci leggiamo qua sotto nei commenti, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Watchmen, se l'avete letto, se avete trovato queste difficoltà, quando l'avete letto. Perché poi una delle cose più importanti che uno sottovaluta sempre è quando la legge un'opera. E cambia, quell'opera cambia. Io ho letto delle cose da ragazzino e sono cambiate parecchio da quelle, devo capire che cosa sta succedendo a sta telecamera, da quelle che sono state riletture successive. Mi sta succedendo soprattutto con la lettura dei manga e dei cartoni animati che vedevo da ragazzino. E adesso mi aspetto la lettura dei Transformers di Daniel Warren Johnson, voglio capire un po' come sarà e come non sarà. Questo prende un bel posizionamento all'interno della mia libreria, perché è veramente gran bella lettura. Noi ci vediamo domani per il solito prossimo video. Ciao belli.